Mauro Berruto al centro di preparazione olimpica dell'acqua acetosa, perché la stagione si avvicina ed è arrivato il momento anche di consegnare la lista per i 22 della World League. Sì, la stagione incomincia finalmente, dal mio punto di vista almeno. Naturalmente oggi, vista la deadline imminente, presento i giocatori che partecipano alla World League in una stagione che probabilmente vedrà anche altri atleti impegnati, quindi già da questo primo collegiale ci sono alcuni ragazzi invitati, però ovviamente è arrivato, come dici, il momento di dire i nostri 22 atleti che difenderanno la finale, che come sappiamo sarà dopo 10 anni di nuovo in Italia. Pareggiatori, allora, Travis, Baranovic, Saitta e Corvette. Nel ruolo di attaccanti avrai a tua disposizione? Nel ruolo di attaccanti a mia disposizione 7 giocatori, quasi tutti ancora impegnati nei rispettivi club per appuntamenti ufficiali come la finale del Scudetto, come il mondiale per club che inizia fra pochi giorni in Brasile e come la finale per il 5º posto nel campionato italiano. Comunque nel ruolo degli attaccanti Zaitsev, Vettori, Sabbi, poi naturalmente dal club di Macerata Parodi e Kovar, Lanza e Federizzi invece che fra poco saranno impegnati in Brasile con il loro club, e poi una novità e un rientro è quello di Gabriele Maruotti da Cuneo, dopo un'ottima stagione a Cuneo, e la novità, come per Anzani, dal collegiale Rio 2016, Luigi Randazzo. I centrali invece saranno? I centrali saranno chiaramente sul proseguimento del lavoro iniziato l'anno scorso, i giovani che hanno messo piede in nazionale per la prima volta l'estate scorsa, quindi Beretta, Piano, Mazzone, Anzani, un nuovo ingresso in questo gruppo, e poi il nostro capitano che sarà Emanuele Birarelli. Abbiamo? I liberi saranno 3 a nostra disposizione per la World League, e saranno Rossini, Giovi e Colaci. Senti Mauro, ci descrivi un po' questa lista, com'è composta, nel senso che cosa ti ha spinto a fare determinate scelte? Ma naturalmente è composta intanto con la più grande continuità possibile rispetto al lavoro dell'anno scorso, che aveva segnato il punto d'inizio di un percorso che avevo identificato come quadriennale l'anno scorso, quindi con obiettivo Rio de Janeiro nel 2016. Tutti i giocatori che erano in questa squadra l'anno scorso e che ci sono quest'anno hanno la reale possibilità, per motivi cronologici, anagrafici e naturalmente di qualità tecnica e fisica, di poter essere parte di quella spedizione. Non c'è nessun giocatore, come dire, che io ho intenzione di utilizzare solo per una stagione come potrebbe essere questa, molto importante per il mondiale o per la World League in Italia. Quindi tutti quelli che sono partiti su questo treno l'estate scorsa hanno la loro reale possibilità di giocarsi la chance di essere nel gruppo che speriamo partirà per le Olimpiadi del 2016. Naturalmente l'obiettivo è quello di dare continuità a questo lavoro, utilizzando la grande esperienza dell'anno scorso con la World League stessa, con l'Europeo, in una stagione da 2 appuntamenti veramente fondamentali, la World League che quest'anno naturalmente ci permetterà intanto di utilizzare anche il girone magari con qualche esperimento, vista la certezza della qualificazione finale in Italia, e poi un appuntamento al quale teniamo moltissimo, che saranno appunto a metà di luglio le finali a 6 a Firenze. Poi da lì partirà subito, quasi subito, la preparazione per un altro evento gigantesco che è il Mondiale. Avere nella stessa estate le finali World League in casa e il Mondiale alle porte, insomma, non capita spesso. L'ultima cosa che voglio dire è, come un po' come promesso ogni anno, e spero di mantenere questa promessa anche in futuro, comunque voglio garantire l'ingresso di qualche nuovo volto nel gruppo dei protagonisti nazionale seniores. Ho citato i 2 ragazzi in lista che arrivano dal progetto Rio 2016, che sono Anzani e Randazzo in questo caso, però come dicevo all'inizio, molti atleti saranno invitati già da questo collegiale. Ci sono qua dei ragazzi come Partenio, come Izzo, come Casavecchia, come Borgogno, altri se ne aggiungeranno presto nei prossimi collegiali che incominceranno a Cavalese dal 5 di maggio, quindi il gruppo in realtà non è di 22 atleti, è un gruppo allargato perché ci sono molti atleti giovani
che stanno emergendo, che devono incominciare a entrare nell'ordine di idee di essere sotto osservazione della nostra nazionale seniores. Mauro, una World League che partirà subito forte con il doppio impegno, no? con il Brasile fuori casa, insomma già una, comunque delle belle emozioni da subito. Ah, sicuramente quell'atmosfera lì la conosciamo per averci giocato qualche volta. In realtà con la nazionale italiana non spesso, a me è capitato molto di più con la Finlandia, ho giocato molto spesso in Brasile, sappiamo bene l'atmosfera che ci aspetterà e la bellezza di giocare contro una squadra fortissima in un contesto che sarà entusiasmante. Ci arriveremo chiaramente poche ore dopo gli ultimi impegni ufficiali di molti dei nostri atleti, ribadisco, quelli impegnati nella finale scudetto e quelli impegnati nel mondiale per club in Brasile, quindi non ci sarà granché di preparazione da fare da quel punto di vista. Andiamo, giochiamo, godremo di quel momento e di quell'esperienza, anche perché, l'ho detto e lo ridico prima di incominciare, quindi in tempi non sospetti, per noi deve essere una grande fortuna quella quest'anno di avere la possibilità di giocare molto spesso contro il Brasile. Ci è capitato in passato di farlo contro la Russia, molto più spesso negli ultimi 2 anni, contro il Brasile abbiamo giocato un po' di meno, abbiamo giocato alcune partite importantissime come la semifinale dei Giochi Olimpici, però quest'anno avremo la possibilità di giocare probabilmente 5-6 volte contro il Brasile e questo è uno dei nostri obiettivi, perché sappiamo che con grande rispetto per la qualità di quella squadra, così come con grande rispetto per la Russia, che è la squadra che più ha dato filo da torcere al Brasile in questi anni, quelle due squadre sono due squadre che noi ci siamo dati un po' come obiettivo, quindi il modo migliore per provare ad avvicinarle è proprio quello di sfidarle in contesti ufficiali, come succederà in World League. Grazie, in bocca al lupo.